ultimi preparativi. Sarà il ceppo il simbolo del Natale a Barberino, il Cardinal Betori, che alla mezzanotte officerà la messa del Natale all'interno della palestra. Ha chiesto di mettere questo segno della Natività ai piedi dell'altare. E così tutta la comunità del Mugello nelle prossime ore si troverà qui riunita nella Notte Santa. C'è poi il Natale nella tradizione toscana, sì, in effetti era quel legno che bruciava da Natale a Santo Stefano, no? Per cui era un legno grosso, importante. Ora, è stata una richiesta del Cardinale? Sì. La trovo giusto? Lo trovo giusto, sì. Alle 23:30, l'inizio della funzione religiosa. Iniziamo alle 23 con l'ufficio delle letture, che è un momento che ci prepara, diciamo, a celebrare poi la messa di notte, perché tradizionalmente la messa cerchiamo di iniziarla più o meno a mezzanotte, perché certo un discorso serio di vicinanza a tutto il popolo di Barberino, come minimo. Poi il resto si capisce che il pastore viene a trovare le pecorelle che hanno avuto una bella batosta. Per lo meno, insomma, ecco, si riunisce un attimino. Ce n'è bisogno? In questi momenti, di sicuro. Metto laggiù, ecco, c'è l'altare, tu ti sa portare due o tu ce la fai? No, sta posta. In questo pomeriggio, la preparazione alla messa della notte con le confessioni. Di peccati ne avete scontati con questo terremoto? Sì. Però qualcuno forse ci sa ancora, via. Ci sa ancora. È proprio la vigilia di Natale. Lo sciame sismico si è ripresentato. Altre scosse sono state avvertite nella notte scorsa. È triste, è un Natale più da dimenticare, purtroppo. Un Natale da dimenticare? Sì. Perché tra l'altro stanotte si è avuto un'altra scossettina, anche leggerina, però ti mette sempre la preoccupazione di ritornare a quello che si è passato. Ecco. Non è che ci fa stare tranquilli, assolutamente no. Che anche stanotte restavano delle scossettine. Vabbè, auguriamoci sempre meglio. Buon Natale da lei. Arrivederci.